Sarcofago dei Magi. Avete visto prima? Quindi, allora, profeta con cartiglio. Questo qui è un pezzo di carta. Questo è un profeta con la barba lunga. Ipotesi: San Giovanni Battista, per la barba, però notate che non ha la croce. Quindi, sì, no, Isaia. L'autore del libro dice: se facciamo un'analisi non in base alle guide, ai documenti che dicono poco, ma in base a come appare, dovrebbe essere Isaia. Tutto giusto, sì. Poi c'è tutta questa parte, che sono tre parti diverse. Naturalmente c'è il solito discorso che continuo a ripetere fino alla noia. Queste sono cose che avreste intuito tutti passando di qua senza che ve le spiegavano, siete per la serie, è ovvio. Vabbè, qui effettivamente ci sono i magi, la Madonna e il bambino, fin qui effettivamente ci si può arrivare. I magi con i loro doni. Primo particolare: magio con la barba lunga vecchio, magio con la barba non molto lunga adulto, magio senza barba giovane. Quindi ci sono le tre età. I magi quindi rappresentano il tempo. Come vi dicevo prima, rappresentano le tre età e comunque sono la rappresentazione dei pagani che... Qui non si vede più il bastoncino che si vedeva, nel libro si vede ancora. Vediamo.